Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Cup, cari mate. Ettore da Taormina ci chiede come poter affrontare un approccio da circa 50 metri dal green. Purtroppo non abbiamo un unico colpo quando noi dobbiamo giocare da 50, 70, 80, 100 metri. Noi dobbiamo poter valutare la possibilità di dove deve far rimbalzare la palla e dove la palla poi deve rotolare. In questo caso noi davanti non abbiamo niente, abbiamo un'asta corta, quindi teoricamente abbiamo due possibilità di colpo. Uno, giocare un colpo schiacciato con un pitch oppure con un gap wedge. Un gap wedge è un bastone che aumenta a 52 gradi, facendo a rimbalzare prima del green e facendo a rotolare dentro. Teoricamente potrebbe essere il colpo più semplice, quindi è un colpo che andiamo a consigliare per i giocatori meno esperti, perché quando giochiamo un colpo a correre facciamo meno swing e ho un po' più di controllo, impugno il bastone appena più corto, mi metto leggermente più vicino alla palla, cerco sempre di togliere la pressione e vado a giocare, gioco facendo rimbalzare la palla prima del green e poi facendo rimbalzare dentro. L'ho fatta rimbalzare prima e la porto di rotolo in green. L'altra possibilità per i giocatori un po' più esperti, ma questo è anche influenzato dalla consistenza dei green, se sono duri, se sono molli. Se io ho un green che è abbastanza molle, posso andare a giocare quello che è un sand wedge. Gioco un sand wedge, il bastone più aperto che ho nella sacca, e cerco di portare la palla direttamente in bandiera cercando di fermare la palla in green. Quindi sicuramente vado a trovare una posizione dove i piedi sono leggermente più divaricati, tengo il peso del corpo un filino a sinistra, giusto per avere equilibrio, ho sempre le braccia che aderiscono al corpo, mi metto sempre bene davanti a palla, mantengo un piccolo appoggio a sinistra, do la possibilità al mio corpo di muoversi indietro, do la possibilità al corpo di muoversi in avanti, rilasciando bene il colpo, porto la palla in centro green e cerco di fermarla. Vi aspetto alla prossima puntata.